Ciao a tutti, oggi sono particolarmente entusiasta di mettervi a parte di un mio personale percorso di lettura. Si tratta di un qualcosa che io ho sentito arrivare dentro di me negli ultimi mesi e se avete seguito soprattutto i miei book haul degli ultimi tempi, probabilmente qualcosa avrete intuito. Generalmente io funziono così per quanto riguarda la lettura, funziono a stimoli, quindi leggo una cosa che me ne fa venire in mente un'altra, mi appassiono a qualcosa che mi fa venire voglia di conoscere meglio qualcos'altro e seguo un po' il mio istinto. Generalmente all'inizio è proprio una questione istintuale, quindi recupero libri, li compro, me li metto lì pensando poi che arriverà il momento per affrontarli. È anche per questo che io compro tanti libri, perché so come funziono. Poi c'è un momento in cui sistematizzo in qualche modo questo mio desiderio di conoscere determinate correnti, periodi, letterature di vario genere. Ovviamente si tratta di percorsi assolutamente dilettantistici, eh? Non pretendono, non hanno pretesa di completezza, di esaustività in nessun senso, assolutamente. Sono miei percorsi personali che sento in qualche modo potrebbero arricchirmi, potrebbero poi stimolarmi a conoscere ancora di più e ancora meglio determinate letterature. Io ho sempre tanto voglia di imparare, è una cosa che mi ha sempre contraddistinta nella mia vita e ho sempre secondato nei limiti del possibile, del quotidiano della vita, questi miei desideri. Ora entriamo un po' nel merito della situazione. Dunque, io oggi vi farò vedere dei libri che un po' vivo e un po' ho acquistato di recente pensando proprio a colmare delle lacune che io ho in merito alla letteratura americana. Vi ho detto spesso negli ultimi anni che è una letteratura che mi interessa e mi affascina molto, ma è anche una letteratura a cui mi sono accostata tardi dal punto di vista anagrafico di età. Non è una cosa, questa passione che mi accompagna da tanti anni, ma solo dagli ultimi tempi. Quindi è evidente che per quanto io abbia trovato grandissima soddisfazione negli ultimi anni dai libri che ho letto di letteratura americana, non ho mai sistematizzato in qualche modo questo mio interesse e sento ora la voglia, prima ancora della necessità, prima ancora che la necessità di farlo. Mi sono procurata, grazie al mio compleanno, perché me li sono fatti regalare da mio marito, due libri che staranno alla base di questo percorso che appunto voglio intraprendere. Si intitolano tutte e due Americana. Questo è un libro storico, che ha un valore imprescindibile, importante, anche dal punto di vista della storia dell'editoria italiana. Si tratta di una raccolta di racconti, un'antologia, variegata, che è stata curata da Elio Vittorini e che è stata pubblicata per la prima volta in Italia nel 1941. È una raccolta di racconti che però è anche una storia della letteratura americana che quindi da seguire in ordine cronologico dai prodromi della letteratura americana, da quelli che sono stati i fondatori, le basi della letteratura americana che noi in tanti ora amiamo, quindi parliamo di Hawthorne, di Melville, eccetera, eccetera, fino ad arrivare in questo caso agli anni 30 più o meno. Ovviamente questa antologia deriva da una scelta di Elio Vittorino, una scelta personale di un protagonista della storia della letteratura, dell'editoria italiana, che appunto ha portato in Italia, ha messo in luce questi autori attraverso appunto un percorso. Questa non è solo un'antologia di racconti, ma è suddivisa per periodi storici, per correnti letterarie. Ogni sezione è introdotta da Vittorini, quindi ci sono dei saggi, dei commenti di Vittorini a ciò che andremo a leggere. Ci sono delle immagini, delle fotografie, dei quadri che diciamo rappresentano lo stato dell'arte, diciamo. Scusate, mi è caduto di tutto perché io ho già predisposto questo libro alla mia futura lettura. Ci sono delle immagini appunto che ci parlano dell'America
degli anni che sono presi in considerazione, perché questo libro è importantissimo anche dal punto di vista della storia dell'editoria. Inizialmente questo libro è stato sequestrato dal regime fascista, quindi appunto ha subito questa censura. È stato poi ripubblicato l'anno successivo nel 1942 grazie a un'introduzione che è stata fatta da, adesso ve lo dico, dunque fu grazie all'introduzione di Emilio Cecchi, proposta qui in appendice, che il libro poté essere ristampato dopo il primo sequestro a opera della censura fascista. Le introduzioni di Vittorini alle sezioni proibite a suo tempo dal regime, quindi erano state comunque estrapolate, queste introduzioni di cui vi parlavo prima, insieme alle immagini e alle didascalie originali, costituiscono un'affascinante interpretazione dello sviluppo letterario americano e una guida alla scoperta o alla riscoperta di grandi narratori e narratrici. Tutti i racconti, che sono qui presenti, che alle volte sono anche piuttosto lunghi, sono stati tradotti da importanti firme della letteratura italiana. Parliamo di Moravia, Pavese e Montale. Quindi diciamo che questo libro ha un valore di per sé. Luca Briasco, molto più di recente, ha redatto invece questa raccolta di, diciamo, saggi, poi vi spiego meglio, che ha voluto intitolare anche lui Americana, sottotitolo Libri, autori e storie dell'America contemporanea, che appunto invece raccoglie degli autori statunitensi contemporanei. Anche qui c'è una divisione in sezioni, anche qui c'è una sistematizzazione di questa raccolta molto ben precisa, ma a questo libro arriviamo dopo. Ora, cos'è che, come ho deciso di affrontare questa lettura? Sono tanti i modi in cui ci si può avvicinare a una raccolta di racconti. Mediamente quello che fanno in tanti lettori è tenersi una raccolta di racconti affiancata alla lettura di romanzi, di saggi, eccetera, e poi di andare a leggere un racconto alla volta fino alla fine della lettura di tutto il volume. Ed è quello che mediamente avevo intenzione di fare io. Però ho capito che c'era qualcosa che mi sarebbe mancato affrontando la lettura in questo modo. Ci ho pensato un po' su, mi sono venute delle idee e adesso vi racconto come ho intenzione di affrontare e di integrare la lettura di questi due libri. Partiamo da qui. Innanzitutto ho deciso di utilizzare l'indice come una mappa di esplorazione. Spesso e volentieri gli indici sono qualcosa di, diciamo, un indirizzo, un percorso fondamentale per affrontare una certa tipologia di libri. Sicuramente sono importantissimi nei saggi, ma anche in raccolte, lo sono moltissimo, perché nell'indice possiamo leggere il percorso che il redattore di un'opera ha voluto dare a quest'opera, quindi in un certo senso anche un suo sistema di pensiero, che ovviamente a un certo punto, malgrado si tratti di una raccolta, diventa organico. Quindi io non volevo perdere questa organicità di pensiero. Quindi che cosa ho fatto? Sono andata all'indice che mi sono segnata qui, me lo sono un po' studiato e ho diviso le sezioni di quest'opera in modo da affrontarle a circa 300 pagine alla volta nell'arco dei mesi, quindi diciamo una sezione al mese. Non necessariamente i mesi devono essere consecutivi l'uno all'altro, perché non voglio che questo diventi un corso universitario, un'autoimposizione. Voglio che comunque prevalga sempre la spontaneità nella scelta delle mie letture. Quindi se un mese salterò la lettura della sezione successiva a quella che ho appena letto, pazienza, la leggerò al mese successivo. Ma in questo modo, diciamo, per come sono organizzata io a livello mentale, credo di poter seguire l'organicità e la sistematicità di quest'opera in un certo senso. Quindi, ovviamente, abbiate pazienza, ma devo andare a leggervi l'indice, che però secondo me contiene spunti interessanti anche per letture, diciamo, estranee a queste in maniera specifica. Allora, innanzitutto abbiamo un'introduzione di Giuseppe Zaccaria che si intitola America tra viaggio e racconto, che credo che sia un'introduzione
nuova edizione di questo libro, questo è stato di recente ripubblicato. Poi abbiamo una sezione che si intitola Le origini e abbiamo Washington Irving con La valle del sonno, che è un racconto. Poi abbiamo una seconda sezione che si intitola I classici e abbiamo Edgar Allan Poe con Berenice e l'ultima avventura di Gordon Pym. Poi abbiamo Nathaniel Hawthorne con tre racconti, Wakefield, Il velo nero del pastore, Il volto di pietra e poi abbiamo un lunghissimo, no, un lungo racconto barra un romanzo breve di Herman Melville che io possiedo già, non ho ancora letto ma lo possiedo, sono contenta che non ci sia qui Bartleby lo scrivano perché l'ho già letto 2 volte, quindi sono contenta di avere un'altra cosa che comunque avevo intenzione di leggere. E questo lungo racconto che sono più di 100 pagine di queste dimensioni, il librone è gigantesco, è anche proprio come dimensioni, che si intitola Billy Budd, gabbiere di parrocchietto e ciò che accadde nell'anno del grande ammutinamento. Io questo libro ce l'avevo edito New Tom Compton nei libri a 1.000 lire. Vi ho fatto un video diverso tempo fa con tutti i miei libretti da 1.000 lire che compravo all'epoca. Allora, quindi questa è, diciamo, la prima sezione che ho individuato io, quindi diciamo da qui a qui, che leggerò il primo mese in cui affronterò queste letture, che credo che sarà il mese di settembre. Che cosa intendo fare? Nel mese di competenza vorrei leggere in contemporanea alla lettura di questo libro, cioè finita la sezione, vorrei leggere dei libri che io già possiedo di autori che sono qui citati. Quindi in un certo senso vorrei andare a chiudere il cerchio delle letture su cui mi sono focalizzata. Allora, di questo periodo che cosa possiedo io? Ho comprato di recente al mercatino dove vado di solito La lettera scarlatta che io non ho mai letto perché io di Hawthorne ho letto La casa dei 7 abbaini che ho amato moltissimo e ve ne ho parlato anche qualche mese fa in un video tag. Letto La casa dei 7 abbaini, me lo ricordo come se fosse ieri, ero in Feltrinelli e c'era in offerta tutta la raccolta di tutti i racconti di Nathaniel Hawthorne. Ne ho letto solo qualcuno, anche qui, secondo me, mi mancava un'organizzazione, una sorta di sistematicità che mi aiutasse a comprendere, meglio la lettura di questi racconti. Il problema di affrontare tutti i racconti di un autore, tra l'altro in questo caso sono inseriti prettamente in ordine cronologico, non secondo le raccolte di racconti che sono realmente uscite quando Hawthorne era in vita, è quella di poi alla fine leggere un racconto che rimane un po' avulso dal contesto, può piacere o no, ma non lo si capisce pienamente, non tanto perché non si abbia una comprensione del testo, ma perché non lo si sa in qualche modo collocare. Le cose non cambiano ad oggi, perché qui dentro ci sono una miriade di racconti. E comunque resto persa in un certo senso, ma anche qui ho voluto utilizzare l'indice per capire come affrontare al meglio questa raccolta. Intanto vi leggo qui dietro perché è importante. Allora, in più di 150 anni, generazioni di scrittori, da Edgar Allan Poe a Herman Melville e Henry James, da George Luis Jorge Luis Borges a Eugenio Montale, passando ai più giovani Rick Moody e Susan Lori Parks, hanno riconosciuto in Hawthorne un impareggiabile creatore di miti e leggende del nuovo mondo. Questa frase, secondo me, è fondamentale. Creatore di miti e leggende del nuovo mondo. Vi ho parlato dell'invenzione di un'epica per quanto riguarda la letteratura americana, anche quando vi ho parlato in uno degli ultimi video di Trilogia della frontiera di Cormac McCarthy. Il fatto che la letteratura americana sia giovane, ovviamente paragonata alla letteratura europea, dà una originalità e un motivo di interesse incredibile a questa letteratura, perché la letteratura si è arrogata il compito di creare miti, leggende ed epica, quindi di creare una tradizione che questa letteratura, ma anche altri sistemi di pensiero, non avevano.
Ed è interessantissima questa cosa. Eutorn è stato uno dei principali responsabili di tutto ciò, quindi capite quanto sia fondamentale. Allora, uno sperimentatore e più ancora un maestro, il primo maestro del romanzo americano. Nel corso della sua febbrile attività letteraria, Hawthorne scrisse 92 racconti, la maggior parte dei quali pubblicati su giornali e riviste statunitensi, e successivamente raccolti in tre tomi dallo stesso autore. Questo volume, ripreso in collaborazione con Donzelli, esiste, l'ho visto io alle braccia, un volume pazzesco di Donzelli, editore copertina rigida, bellissimo, che contiene tutti i racconti di Hawthorne. Presenta l'edizione integrale di tutti i racconti di Hawthorne, non solo dunque quelli inclusi nelle tre raccolte, ma anche i 16 che l'autore abbandonò al loro destino scegliendo di non tornarci più sopra, né per tagliare, né per correggere e adattare in vista di una pubblicazione antologica. La trama dei racconti disegna la geografia culturale di quel New England che rappresenta il cuore della giovane nazione americana. Avventurieri e donne perdute, santi laici e bambini celestiali, truffatori da quattro soldi e giovanotti di belle speranze, e poi notabili corrotti, vecchie streghe, visionari. Come affronterò questa lettura? Non credo che li leggerò tutti, comunque non uno via l'altro. Ripeto, mi sono fatta aiutare dall'indice, mi sono messa tutti i miei segnalini per capire bene. Perché? Che cos'ha di meraviglioso questa introduzione, questa pubblicazione? Alla fine di questi racconti ci sono dei saggi di Nathaniel Hawthorne stesso e non solo. Adesso ve lo dico. Allora, i racconti, ripeto, sono pubblicati così uno via l'altro. Poi, a pagina 1025 iniziano le prefazioni di Nathaniel Hawthorne stesso alle tre raccolte di racconti. Quindi abbiamo prefazione a Muschi di una vecchia canonica, 1846, prefazione a Racconti narrati due volte, gennaio 1851, prefazione al Pupazzo di Neve, novembre 1851. Poi abbiamo recensioni di Edgar Allan Poe. Racconti narrati due volte di Nathaniel Hawthorne, aprile 1842. Racconti narrati due volte di Nathaniel Hawthorne, però del maggio 1842, e la scrittura del racconto Nathaniel Hawthorne, novembre 1847. Tra l'altro, si conoscevano e soprattutto Hawthorne era molto amico di Herman Melville. Infatti, abbiamo anche un'introduzione. Un saggio sui racconti di Hawthorne scritto da Melville, agosto 1850. Sono circa un centinaio di pagine di saggi. Poi c'è un'introduzione piuttosto lunga di Sara Antonelli e Gina Tattoni che contestualizzano i racconti di Hawthorne e in qualche modo ne parlano. Che cosa farò io? Prima di leggere i racconti, quelli che ho letto all'epoca, non me ne ricordo per niente, andrò a leggere queste introduzioni e questi saggi, perché sicuramente ci saranno dei riferimenti a dei titoli, e andrò prima di tutto a leggere i titoli che sono citati da queste prefazioni. Tra l'altro ho anche una parte di corrispondenza tra Herman Melville e Hawthorne contenuta nell'edizione sempre Feltrinelli di Bartleby lo Scrivano, quindi potrei andare in qualche modo anche a rileggermi quella. Quindi l'idea qual è? Sicuramente nel mese di competenza di questa sezione di cui vi ho parlato di questo libro, leggere sicuramente La lettera scarlatta e qualche racconto scelti col criterio che vi ho appena descritto di questa raccolta. Per quanto riguarda Melville, allora di Edgar Allan Poe, anche qui ho altri racconti, ma ne ho letti diversi nella vita, e considerato che qui abbiamo anche l'ultima avventura di Gordon Pym, per ora non vorrei leggere altro, non ho intenzione di leggere altro in questo momento. Per quanto riguarda Melville, ve l'ho detto, mi mancava Billy Budd, quindi sono contenta di leggerlo da qui, e poi ovviamente mi manca Moby Dick. Ora, non leggerò Moby Dick all'interno del mese in cui leggerò la prima sezione di questo libro, perché, vi ripeto, non voglio che questo
questa diventi per me un'autoimposizione, una specie di studio obbligato, auto-obbligato. Capite bene che se io in un mese leggo 300 pagine di questo librone più questi e vado avanti così per i successivi mesi, non leggo altro, e questo non voglio che accada. Non solo, io voglio leggere libri di questa portata quando me la sento, quando so che è il momento giusto per farlo, so che esiste, lo ricontestualizzo, poi piuttosto mi rileggo parti di questo libro quando ho intenzione di leggere questo. Quindi diciamo che questo c'è, è lì, ma quello che affronterò, immagino, in settembre saranno queste cose qui. Ovviamente, quando poi farò il resoconto delle letture del mese, vi inserirò anche qualcosa rispetto alla parte di questo libro che ho letto e i libri che leggerò derivanti da questo mio percorso di lettura. Poi, seconda sezione che ho individuato è composta dalla sezione Nascita della leggenda. E qui abbiamo Mark Twain, il famoso ranocchio salterino nella contea di Calaveras, e l'uomo che corruppe Hedley Borg. Anche qui abbiamo racconti lunghi, anche da 50 pagine. Poi c'è Francis Bret Harte con La fortuna di Roaring Camp e Gli indesiderabili di Poker Flat e Ambrose Bierce, L'impiccato del ponte sull'Owl. Allora, io di questi autori, confesso, conosco solo e esclusivamente Mark Twain. Gli altri due autori io non li avevo neanche mai sentiti nominare. Quindi capite che ricchezza può essere la lettura di questo libro. Per quanto riguarda Mark Twain, oltre ai racconti qui citati, leggerò nel mese di competenza appunto Le avventure di Tom Sawyer e Huckleberry Finn, soprattutto Huckleberry Finn, considerato da più parti, sia tra gli scrittori americani sia dalla critica, un fondamento assoluto per la letteratura americana. Quindi questi me li sparo uno via l'altro sicuramente all'interno di questo mese. Poi di Mark Twain io ho letto solo l'autobiografia, che non ho più perché l'ho prestata e non è mai più tornata indietro. Poi, sempre nella stessa sessione, quindi nello stesso mese, abbiamo anche la letteratura della borghesia. Quindi abbiamo William Dean Howells con La proposta di matrimonio e poi Henry James con La tigre della giungla. In questa sezione, Howells, mai sentito, cioè proprio qui, proprio mi smuttando, non lo conoscevo. Di Henry James ho letto parecchio nella mia vita. Ho letto Ciro di vite, Le ali della colomba, Le bostoniane, Washington Square. Questi sono quelli che mi ricordo. Mi manca un sacco di roba, ma quello che sento più urgente ovviamente è Il ritratto di signora. Ma anche qui, stesso discorso che vale per Melville, non leggerò all'interno dello stesso mese questi libri più questo. Anche questo, come Moby Dick, me lo tengo per quando sarà il momento giusto per me per affrontarlo. Però vorrei approfittare invece della lettura in questa sessione, rilettura di Giro di vite, perché me lo ricordo, lo lessi in spiaggia, avrò avuto 18-19 anni e per quanto abbia capito che quel racconto conteneva di più di quello che ci voleva, semplicemente di quello che era scritto, io tutti i significati di quel racconto o gli pseudosignificati o le interpretazioni all'epoca sicuramente non le colsi. Quindi vorrei approfittare per rileggere Giro di vite. Poi, sempre nella stessa sessione, abbiamo Leggenda e verismo, Stephen Crane, Il sangue dei prodi. Quindi nella stessa sessione leggerò anche Il segno rosso del coraggio, di cui vi ho parlato più volte. Poi abbiamo O. Henry con Camera mobiliata e Il doppio gioco di Herr Graves, Frank Norris con Uomini e grano, Jack London con Accendere una fiammata. Allora, Jack London è uno dei miei scrittori preferiti. Ho letto Il vagabondo delle stelle, Martin Eden, Il tallone di ferro, La peste scarlatta. Ho letto anche la biografia scritta da Romana Petri su Jack London. In gioventù, anzi da piccola, sicuramente ho letto Il richiamo dalla foresta, che non mi ricordo, quindi eventualmente vorrei integrare anche con quella produzione, ma non ora, non lo sento come urgente in questo momento. Quindi di Jack London non inserirò nulla all'interno di questa sessione. E poi abbiamo Theodore Dreiser con Matrimonio per uno. Anche qui io conoscevo solo Jack London
e Steven Crane. Avevo sentito nominare O. Henry, punto. Quindi anche qui tanta, tanta roba da imparare. Quindi nella seconda sessione di lettura avremo la parte appunto che vi ho letto qui e questi tre libri. Poi, terza sessione, il rivolgimento delle forme. E all'interno di questa sessione abbiamo Villa Cather con i funerali dello scultore, James Branch Cabell con porcellane, Gertrude Stein con Storie di Melancia, Sherwood Anderson con Voglio sapere perché e Sorella Morte, Eugene O'Neill con In rotta per Cardiff e Ring Lardner con Il dente e un magnate del teatro. Io di questi conoscevo solo l'esistenza di Villa Cather, di cui ho un libro che però ho comprato qui per collezionismo in realtà, che è questo, La casa del professore. L'ho comprato perché è un'edizione del 1950 di Arnoldo Mondadori editore e mi piaceva troppo questa edizione, però onestamente non ho idea di come sia la traduzione di questo libro, quindi non lo so, non lo so se lo leggerò, eventualmente mi rivolgerò ad altri titoli. So che ce n'è uno famoso, Edito Fazzi mi sembra, di Villa Cather, eventualmente più avanti leggerò quello. Quindi, a parte Villa Cather, io gli altri autori non li conoscevo. Nella stessa sessione, però, ho anche Eccentrici, una parentesi, e abbiamo Evelyn Scott con Pagine di diario e Francis Scott Fitzgerald con Il giovine signore. Allora, di Fitzgerald io ho letto Il grande Gatsby, Tenera la notte, che è il mio preferito, e Belli e dannati, e poi ho letto I racconti dell'età del jazz. Mi mancano altri racconti, un altro paio di raccolte, ma soprattutto tra i grandi romanzi mi manca il suo esordio, ovvero Di qua dal paradiso. E sicuramente sfrutterò questa sessione per leggere Di qua dal paradiso. Questa è un'edizione molto vecchia, Mondadori, ma qui non ho problemi di traduzione perché è tradotta da Fernanda Pivano, come tutte le altre edizioni che ho letto degli altri titoli che vi ho citato. È considerata la traduzione di Fernanda Pivano superata ad oggi. Ci sono traduzioni più nuove e anche più fedeli, ma mi piace tantissimo Fernanda Pivano come figura intellettuale e letteraria, ma anche proprio come traduttrice. Cioè, non mi dispiace che ci abbia messo del suo, devo essere sincera. Quindi leggerò sicuramente Di qua dal paradiso in questa edizione. Poi in futuro probabilmente, cioè vorrei leggere Il grande Gatsby nella traduzione per Mattioli, che pare essere la più fedele in assoluto, ecco, giusto per fare un confronto, ma non in questa occasione. Quindi in questo caso, allora, non ho finito l'elenco degli autori però, dopo Francis Scott Fitzgerald, sempre nella sezione Eccentrici, una parentesi, abbiamo anche Kay Boyle, Cura di riposo, Morley Callaghan con La moglie fedele e Amore o altro. In questo caso, in questa sessione, che è piuttosto lunga, forse una delle più lunghe di tutte, però ho meno libri da leggere, perché questo, vediamo, provo e vedo se è leggibile dal punto di vista della traduzione, e questo soltanto. Quindi diciamo che per ora, nella prima sessione, abbiamo solo La lettera scarlatta e qualche racconto di Hawthorne. Ve l'ho detto, i grandi romanzi li teniamo a parte. Nella seconda sessione Mark Twain e Stephen Crane, e nella terza o uno o due libri, quindi non è poi così impegnativo come progetto. Poi arriviamo a Storia contemporanea, questa è la quarta, mi pare, di sessione. Partiamo subito con William Faulkner. Qui abbiamo tre racconti di Faulkner, tra l'altro uno famosissimo: Il sole della sera, Wash Jones e Una rosa per Emily. Una rosa per Emily è anche pubblicato singolarmente nella piccola biblioteca Adelphi. Come sono sicura sia pubblicato singolarmente anche Accendere una fiammata, però a titolo Accendere un fuoco, mi pare nei piccoli grandi libri Verzanti. Quindi ci sono Billy Budd, anche quello è pubblicato anche da solo. Quindi insomma in questa raccolta trovate anche poi dei volumi che trovate editi singolarmente.
Che cosa ho da leggere io di Faulkner ancora? Io ho letto solo Mentre morivo e Luce d'agosto, e sono tra i libri più belli che abbia mai letto nella vita, specialmente Luce d'agosto mi ha veramente folgorata, ve ne devo ancora parlare, ma è un libro meraviglioso. A casa io ho L'urlo e il furore, in questa edizione che era uscita con Repubblica, ma la traduzione è quella di Einaudi, e I saccheggiatori, che è l'ultimo libro scritto da Faulkner, che ho avuto fortunissima di trovare al libraccio in questa edizione La nave di Teseo, perché è stato ripubblicato con una tra nuova traduzione che tiene conto dei nuovi studi sul manoscritto originale americani in merito a questo autore, premio Nobel, premio Pulitzer, con questo libro, e che io amo profondamente e che voglio assolutamente approfondire. Leggerò in questa sessione tutti e due questi libri? Probabilmente no, perché Faulkner è eccezionale, ma anche molto impegnativo, specie con L'urlo e il furore, da quello che ho capito. Però ecco, già c'è qua anche Una rosa per Emily, che era un altro libro, un altro racconto che volevo affrontare, quindi diciamo uno di questi due in questa sessione. Poi procede Vittorini nella sessione Storia contemporanea con Ernest Hemingway, Il ritorno del soldato Krebs, Monaco e i messicani, la radio, e Vita felice di Frances McComber, per poco. Sono tre racconti, io di Hemingway ho letto solo e soltanto Il vecchio e il mare, e al tempo non lo apprezzai. Io direi che potrei sfruttare questa sessione per leggere, oltre a uno dei due libri di Faulkner, rileggere Il vecchio e il mare, perché è un racconto breve che posso inserire in questa sorta di lavoro, e potrei anche capirne il valore, anche metaforico, allegorico, che all'epoca sicuramente non capivi. Poi in realtà di Faulkner a casa ho anche Morte nel pomeriggio, e ho anche Perché sono la campana, che mi sono dimenticata di portarvi giù, però sono una brutta persona. E prima di leggere questi due, vorrei leggere due libri che di Hemingway non ho, ovvero Fiesta e Fiesta Mobile. Sono quelli che mi interessano di più al momento. Però ecco, diciamo che nella sessione, di competenza, forse semplicemente rileggerò Il vecchio e il mare. Poi, sempre nella stessa sezione, individuata da Vittorini, abbiamo Thornton Wilder, Il lungo pranzo di Natale, James Cain, il baritono, e John Steinbeck, la quaglia bianca. Steinbeck lo amo, ho letto i suoi romanzi principali, Uomini e topi, Furore, La valle dell'Eden, che sicuramente nella vita rileggerò, perché per me La valle dell'Eden è l'apice della scrittura di Steinbeck. Ho letto anche Pian della tortiglia, La luna è tramontata, Diario russo, che è il suo reportage dalla Russia, del viaggio che ha effettuato durante la guerra fredda con Capa, il fotografo, bellissimo anche quello. In questo preciso ho letto anche La perla, l'avete visto di recente in un mio video. Al momento non ho altri libri di Steinbeck che non ho letto a casa, e non leggerò altro, credo, in questa sessione di lettura. Diciamo che non intenderei comprare dei libri nuovi leggendo questa raccolta, ma leggere quello che ho già. Poi abbiamo l'ultima, poi c'è anche Thomas Wolfe con Un uomo, Bascom Walk. Poi abbiamo l'ultima parte del libro, che quindi è la quinta sessione che io ho individuato, e abbiamo Erskine Caldwell con Sol Leone e il mondo ai dadi. Io ho La via del tabacco, che ho trovato all'usato, ma che trovate ripubblicata per Fazzi, e lo voglio leggere in contemporanea a questa sessione di lettura, appunto. Poi abbiamo William Saroyan con La casa delle formiche e la belva bianca, e poi John Fante con Una famiglia neoamericana. A me John Fante piace tantissimo, anche se ho letto solo due libri suoi, quindi non lo so. Quei due libri mi sono piaciuti tantissimo. La confraternita dell'uva mi ha stupita un sacco. I temi di John Fante sono quelli dell'immigrazione italiana di prima e seconda generazione negli Stati Uniti. Sono racconti folli e disperati a tratti,
nella confraternita dell'uva abbiamo un racconto familiare, un racconto di formazione, un racconto di formazione anche letteraria e tanta metaletteratura, perché in quel libro si parla tantissimo di Dostoevskij e non lo immaginavo. Di John Fante io avevo acquistato in un parco degli ultimi sconti Einaudi questa raccolta che è stupenda secondo me, Le storie di Arturo Bandini. In questa raccolta abbiamo i quattro libri che nella produzione di John Fante hanno per protagonista Arturo Bandini, ovvero Aspetta Primavera Bandini, che ho letto, in realtà il primo libro che ho letto di Fante. Edito per Marcos e Marcos, mi era stato prestato tantissimo tempo fa, quindi intendo rileggerlo. Poi La strada per Los Angeles, che è della Polvere, che probabilmente è il suo libro più famoso, e Sogni di Bunker Hill. Ecco, io vorrei, nonostante questa non sia stata concepita da Fante come una vera quadrilogia, è un po' il discorso di Zuckerman per Roth. Non è necessario leggere per forza nell'ordine tutti i libri con questo protagonista, diciamo. Ma io vorrei leggerli davvero così invece. Vorrei leggere proprio tutto il volume, che è curato tra l'altro da Emanuele Trevi e ha un'introduzione di Emanuele Trevi. Quindi diciamo che nell'ultima sessione di lettura, quindi nell'ultimo mese in cui poi concluderò la lettura di questa antologia, avrò da leggere anche La via del tabacco di Caldwell e questa raccolta di Fante. Ecco, questo è il mio programma. Mi va di procedere in questo modo per dare un ordine alle mie letture, per contestualizzarle nel periodo storico della storia degli Stati Uniti, ma anche nel periodo storico della storia della letteratura degli Stati Uniti. Ho proprio voglia di farmi questo, seppur modesto, farmi questa modesta base su cui poi appoggiare tutte le altre letture che compirò della letteratura contemporanea americana. Arriviamo quindi a Luca Briasco. Vi faccio dire da Briasco che cos'è questo libro, perché c'è proprio un paragrafo di dichiarazione di intenti di Briasco, è una brevissima premessa. Briasco scrive: il libro che vi apprestate a leggere è composto da un saggio introduttivo che cerca di fare il punto su alcune tendenze recenti che mi è parso di cogliere nel romanzo americano, da 60 schede dedicate ad altrettanti romanzi di autori diversi e da una bibliografia ragionata che suggerisce ulteriori percorsi di lettura. Quindi questo libro è diviso in tre parti. Fino a pagina 48 abbiamo questo saggio sulla letteratura americana contemporanea introduttivo di Luca Briasco, che vi ricordo è uno dei più importanti americanisti oggi in Italia. Poi abbiamo 60 schede di lettura. Ha fatto benissimo, secondo me, Briasco, a usare proprio questo termine, perché non sono né recensioni, ho scorso quella, né saggi critici, sono proprio schede di lettura, nel vero senso della parola. Quindi di 60 libri, e poi una bibliografia ragionata. Cosa significa? Ce l'abbiamo qui in fondo, la bibliografia ragionata. Si tratta di suggerimenti di lettura che derivano dalla lettura delle schede precedenti. Quindi se di un autore ha parlato di un titolo, Briasco in queste brevi pagine ci consiglia altri titoli di quello stesso autore. Ecco. Poi ci dice sempre Briasco: le schede hanno un triplice scopo: approfondire le intuizioni e le valutazioni espresse nell'introduzione, presentare in modo agile e sintetico opere e autori, per lo più contemporanei, che dialoghino e facciano sistema tra loro. Questo, secondo me, è proprio il punto focale, è proprio la modalità con cui lui ha scritto questo libro, ma con cui io voglio leggere sia l'antologia di Vittorini che questo libro. Fornire coordinate di lettura che invoglino a prendere o a riprendere in mano romanzi e racconti per goderne la bellezza e il fascino. Alcune di esse rielaborano e sviluppano i contenuti di recensioni pubblicate su Alias. Qui insomma ci spiega il fatto che Briasco ha riportato anche delle recensioni che lui aveva già pubblicato per altre vie, ma la maggior parte sono inedite solo per questo libro. Poi ci dice sempre Briasco: l'approccio seguito non è specialistico o accademico, anche se si sforza di essere serio e rigoroso.
Secondo me sono caratteristiche queste che se riscontrerò in questo libro so che lo amerò profondamente, quindi la serietà e il rigore scientifico, ma neanche per addetti ai lavori, ma anche per semplici lettori. Se chi leggerà Americana si scoprirà invogliato ad andare in libreria a comprare una qualsiasi delle opere che ho tentato di analizzare, lo scopo che mi sono prefissato sarà stato raggiunto. I criteri di scelta delle 60 schede sono stati del tutto parziali e soggettivi, non casuali però, e pertanto non rispecchiano alcun principio politically correct. È stata rispettata una sola precondizione, che tutti i libri recensiti. Io vorrei, sotto, faccio, scusate, un commento che non c'entra nulla, ma mi ha molto, molto colpita questa cosa. Briasco, Luca Briasco, letterato, scrittore, critico, recensore, americanista, scrive recensiti tra virgolette. Lo dico per sottolineare il fatto che nessuno di noi qua su YouTube recensisce alcunché. Comunque, che tutti i libri recensiti fossero in stampa, dunque accessibili al lettore in edizione italiana. Quindi diciamo che tutto ciò che troverete qui lo troverete anche in libreria. Ora, io all'inizio pensavo che avrei affrontato questa lettura semplicemente come consultazione, giusto per andare a leggere qualcosa di libri che avevo già letto o che avevo intenzione di leggere. Invece non voglio perdere la sistematicità che Briasco ha voluto dare a questi saggi. E quindi anche in questo caso mi sono fatta aiutare dall'indice e da una leggenda, un color coding, che mi sono prefissata. Allora, dall'indice ho sottolineato i libri che ho già letto, i libri che ho già ma non ho ancora letto, quindi che ho già a casa, libri da comprare il prima possibile, saranno gli ultimi a cui mi riferirò, poi autori che ho già letto ma con altri titoli, quindi magari qui ci sono schede di lettura di titoli che non ho letto ma di cui conosco gli autori perché li ho letti con altre cose, e autori da leggere con altri titoli, quindi libri che ho a casa non ancora letti di autori che sono qui compresi, ma non con i titoli che analizza Briasco. Spero di essermi spiegata. Cosa fa Briasco? Allora, a parte questa introduzione, poi anche qui il libro è suddiviso per tematiche, quindi abbiamo La via del postmoderno. Non ve li leggo qui tutti i titoli che ci sono, anche se potrebbe essere interessante, però potrebbe anche essere noioso. E qui ho segnato i libri che ho già letto, insomma, le suddivisioni che ho fatto prima. Poi abbiamo Dal realismo al minimalismo e oltre. Poi abbiamo Il serbatoio dei generi. Poi abbiamo Le grandi sintesi. Poi L'avanguardia o quel che ne rimane. Poi L'eredità del realismo. Poi Un nuovo canone. E basta, questi sono diciamo il percorso che ha individuato Briasco in questa scelta. Come vedete, mi sono segnata tutto, tutto quanto, e come procederò? Nei prossimi giorni, una delle prossime sere, leggerò le prime 48 pagine di introduzione a questo libro. Poi andrò a leggere in ordine, rispetto a come le ha redatte Briasco, le schede dei libri che ho già letto. Ci sono esempi di libri che ho già letto in ogni sezione che individua Briasco, quindi diciamo che ho il polso su tutte queste macro categorie che ha individuato Briasco e arriverò alla fine leggendo solo le schede dei libri che ho già letto. Poi riprenderò da capo e andrò a leggere i testi delle schede di libri che ho di autori che ho già letto ma con altri titoli e poi andrò invece a spulciare man mano che avrò voglia di leggere un titolo che possiedo già la scheda di competenza. Faccio un esempio, io intendo tra pochi giorni, appena ho finito il libro che sto leggendo, iniziare il cardellino di Donna Tartt. Qui il cardellino c'è, quindi siccome avrò già letto l'introduzione, avrò già cominciato magari a leggere qualcosa dei libri che ho già letto, prima di leggere il cardellino, leggerò quello che ci scrive Briasco sul cardellino. Ho deciso di farlo prima e non dopo per varie ragioni. Uno, io non temo di spoiler, non me ne frega niente, anche se non credo che ci siano spoiler di trama in queste schede. Comunque, in caso vi terrò aggiornate, ve lo farò sapere eventualmente. Quindi non temo di spoiler.
anzi, voglio avere una specie di guida alla lettura che non mi influenzerà dal punto di vista del fatto che il libro mi piace o meno, ma sicuramente mi indirizzerà in qualche modo a comprenderlo meglio. Ho deciso di fare così, si può fare anche il contrario, eh? Si può anche leggere prima il libro e poi andare a cercare cosa scrive Briasco di quel libro. Poi leggerò anche tutti quelli che non ho ancora letto, che non ho ancora comprato. Insomma, intendo leggerlo comunque in maniera sistematica, anche per dare a Cesare quel che è di Cesare, perché c'è un criterio, c'è una sistematicità in questo libro e voglio goderne assolutamente. Quindi intenderei procedere in questo modo. Non aspetterò di finire questo libro e poi iniziare la letteratura contemporanea. Non intendo essere così didascalica, ok? Mi fa piacere avere delle indicazioni di base, avere una base, ma se mi verrà voglia di leggere uno di questi libri, uno dei libri che Briasco cita, che ho e che è di lettura contemporanea, lo leggerò e punto. Cioè, ok, il percorso, ma anche ok, l'elasticità e la spontaneità, questo assolutamente sempre. Io con questo ho terminato questo video, spero che sia stato in qualche modo interessante per voi. Mi rendo conto che potrebbe sembrare un po' didascalico ed elencativo, probabilmente meno brillante di altri video, lo so, però secondo me può essere interessante, almeno io avrei voluto alle volte avere un qualche lettore che mi indicasse la strada. Io generalmente non amo molto la domanda con quale libro devo partire per iniziare a conoscere questo autore, perché credo molto in un approccio spontaneo e istintivo alla lettura. Ci credo ancora e ci credo sempre. Potreste prendere uno qualsiasi di questi libri semplicemente perché vi ispira a leggerlo e va benissimo così. Ma non tanto nella produzione di un autore, ma nel complesso di una letteratura, di un periodo letterario, di una corrente, io alle volte avrei voluto avere delle coordinate per comprendere meglio quello che leggevo, per goderne di più. Ecco, più che per conoscere di più, proprio per godere di più di ciò che leggo. Quindi individuare questo percorso per me è interessante ed importante, e spero che magari possa essere di aiuto anche a qualcun altro che abbia voglia di intraprendere questo percorso. Questo libro costa parecchio, costa 30 euro, quindi capisco che ci si potrebbe pensare un po' prima di avvicinarci, ma avete sentito, c'è diciamo un lavoro affrontabile da qualsiasi lettore rispetto alla storia della letteratura. Ci sono nomi di autori che non vengono particolarmente letti, non vengono particolarmente citati, che potrebbero aprirvi porte a mondi sconosciuti e meravigliosi, perché no? In più ci sono qui riportati dei racconti anche molto lunghi che avete sentito, sono editi anche singolarmente. Se mettete insieme Billy Budd di Melville, Accendere un fuoco di London e Una rosa per Emily di Faulkner, avete già speso 30 euro, che è il costo di questo libro, e qui dentro voi questi racconti li trovate. Trovate le fotografie, trovate l'introduzione di Vittorini. Per me, se siete interessati a questo argomento, è fondamentale. Di Briasco conosco il piglio perché l'ho letto in un Re di Tutti, nel Il Re di Tutti dedicato a Stephen King, ed è veramente accattivante. È un modo per approcciare una saggistica sì divulgativa ma rigorosa e seria, che è alla portata veramente di chiunque ami la letteratura. Quindi io sono molto contenta e spero che appunto questo video possa essere stato d'aiuto, di spunto anche a qualcuno tra voi, anche ad una persona tra voi, come si augura Briasco anche nella premessa a questo libro. Io come al solito non posso che ringraziarvi tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!